Buonasera ragazzi, siamo qui da Geosmoke con il nostro Valperi Humus che alla adesso grande ci esporrà le sue prime impressioni sul clone dello Steam Boy. Allora, ciao a tutti, innanzitutto oggi andremo a dare delle prime impressioni appunto sul clone dello Steam Boy. Accoppiato, se il cameraman mi viene incontro, facciamo vedere appunto questa accoppiata che secondo me è abbastanza bellina, il clone appunto dell'Origin, che l'ho smontato e rismontato in questi due giorni, l'ho visto in tutte le sue minime parti ed è veramente ben fatto per essere un clone, appunto clone iSeager, abbinato appunto a questo qua, appunto allo Steam Boy. L'ho settato appunto con un filo Nikkei Chrome 025 4 spire per una resistenza da 0,8 con cavo ROP appunto d'acciaio e sopra appunto la mesh, una resistenza appunto da 0,8, quindi basta, giusto appunto da usare su questo meccanico. La particolarità appunto di questo Steam Boy, almeno da quello che ho potuto appunto constatare io in questo utilizzo, appunto è questa campata che appunto restringendosi vi farà appunto avvertire un vapore più denso e più corposo rispetto appunto alle campate più larghe, tipo il Prometheus o tipo altri che hanno una campata più larga e si disperde un pochettino, o tipo anche l'RSST dove si disperde molto il vapore. Comunque ora non vi posso far vedere tutto il procedimento e robe varie, quello poi lo vedremo più avanti, e vi faccio vedere una prova di svapo settato a 0,8 con batteria mezza scarica 3,7, l'ho appena misurato appunto con il caricabatterie con il Look V4 alla grande. Ragazzi, io direi che per essere un clone, dal prezzo che costa, secondo me i soldi comunque li vale. Di funzionare funziona bene, il tubo la stessa cosa, idem. Ho scelto appunto questa accoppiata perché secondo me insieme stanno bene e sono fatti bene secondo me entrambi. Comunque non vorrei aggiungere altro, anche perché siamo ancora in testing, in fase di testing, però questo è tutto. Bene, noi ringraziamo Valperi Humus. Vi informiamo anche che da martedì, da settimana prossima, ci sarà l'Accademia Valperi Humus, dove appunto ci mostrerà, insegnerà a chi volesse le varie rigenerazioni. Partiamo tipo da atomizzatori, da dripping, poi facciamo un kaifu, facciamo qualcosa un pochettino a salire, giusto per far capire a chi. Giusto per far capire a chi non ha mai rigenerato che cosa sia appunto una Wii, che cosa sia un filo, proprio una cosa base, diciamo, giusto per i neofiti appunto dell'hard vaping. Bene, ciao a tutti ragazzi, un saluto dallo zio. Ciao ragazzi. Ciao.